Eccolo qua, ciao Dario. Ciao a tutti. Ciao, benvenuto. Di solito quando Grazie. Si incontra una persona si chiede sempre come stai, e in questo caso qua dobbiamo chiedertelo per forza. Sì, infatti potrei stare meglio, però realmente è andato tutto come doveva andare, e ora un pochino di pazienza, un po' di lavoro e poi piano piano si rientra. Ovviamente siamo reduci dal Gran Galà, ci sei mancato tantissimo, Dario. Purtroppo anch'io ero molto contento di finire, però sono stato proprio impossibilitato perché sono operato lunedì mattina, e quindi per qualche giorno devo stare un pochino proprio a riposo. Poi spero già dalla settimana prossima, anche se con le stamperle, però di potermi muovere. I vostri messaggi a Dario Dainelli, che è in diretta, 349 49 87 63. Leggo questo: grande Dario, stringi i denti, prosegui al meglio il post operazione, che noi tifosi del piccolo grande Chievo saremo lì ad aspettarti e ad applaudirti nel momento della tua 400esima presenza in Serie A. Con la tua serietà e la tua classe puoi giocare fino ad almeno 40 anni. Un grande in bocca al lupo da Chievo Fanpage Official su Instagram. Grazie mille, davvero. Queste cose veramente fanno tanto piacere, perché quando soprattutto, sai, quando le cose van bene, o comunque uno gioca bene e tutto, sì, fa sempre piacere i complimenti, però ne hai forse meno bisogno. E invece quando sei un pochino più giù di morale, o comunque le cose non sono al meglio, e quando senti la vicinanza, comunque l'affetto delle persone, ti dà una mano importante e fa ancora più piacere. Quindi ringrazio tutti. Questo messaggio ha fatto riferimento, no, alla numero 400, che da un certo punto di vista lui dice: cavolo, che sfortunato, mi fermo proprio prima di questa. Però da un certo altro può essere invece lo stimolo per tornare presto. No, prendiamola così. No. Allora, realmente non è che se non mi fossi fatto male avrei voluto fermarmi a 400, quindi, certo. Quindi anche da quel punto di vista lì. Però diciamo che come con la positività che deve contraddistinguere, la mettiamo che è un obiettivo in più, e comunque uno stimolo in più, perlomeno per lavorare e per tornare il prima possibile. Per non far solo la 400esima, ma per farne tante altre. Giorgio da Verona scrive: tanti auguri di pronta guarigione a Dario. Con la sua classe potrebbe giocare anche con una gamba sola, ma non chiediamogli troppo. No, ora troppo buono, però sono ora mi devo veramente rimettere. Fortunatamente, nella sfortuna, comunque è capitato in un momento di campionato che fosse capitato all'inizio sarebbe stato ancora diverso, comunque sarebbe dispiaciuto ancora di più, e quindi niente, ci sono anche le vacanze di mezzo, e quindi c'è un pochino più tempo, un pochino più di serenità per lavorare e per ripartire poi a pieno. Il messaggio di Leonardo dice: ciao Daino, chiuderai la carriera al Chievo? Sei un grande, hai lo spirito del Chievo, sei un pilastro. No, sicuramente sì, penso di sì, perché mi sto trovando sempre meglio, quando sia nella città che nella società. Quando uno arriva da fuori, magari è sempre un pochino incerto, comunque non sa quello che si aspetta, sì, anche in altre città, in altre squadre si parla sempre si sente dello spirito Chievo, e di quello che questa società e questo gruppo di persone, compresi tifosi, danno a questa squadra, però non te ne rendi conto appieno fino a che non ci sei, e poi ora che ci sono ben contento di restarci. Alberto dice: il mister Maran ha detto la settimana scorsa che è meglio andarci piano con le amichevoli, immagino tu sia d'accordo. Sì, non sono mai stato un amante realmente delle amichevoli. Oltretutto. Perché ci mancherebbe, vanno fatte ed è giusto farle, soprattutto in alcuni momenti
della stagione, perché comunque danno condizione, e poi ci sono anche delle amichevoli che come era magari in quel caso c'era anche uno scopo benefico, perché l'incasso andava devoluto in beneficenza, e quindi si fa per scherzare. È normale che tante volte, soprattutto quando uno non è più un ragazzo, dal punto di vista mentale mi prendo le responsabilità più che altro mie, nel senso che hai bisogno di stimoli, o magari la concentrazione o l'attenzione non è quella che metteresti in una partita dove di campionato, e magari può essere anche quello che influisce su un infortunio. È un peccato, dispiace, però sono cose che succedono e bisogna andare avanti e basta. Senti Dario, a beneficio di chi non ha mai subito infortuni come questo, ma quanto male fa? Ma realmente sì, io fortunatamente non avevo mai subito infortuni importanti come questo alle ginocchia, e fa male all'inizio, nel senso il primo minuto, comunque appena successo ci sono quei 30 secondi, minuto che fa tanto male, che viene quasi quella sensazione di agitazione di stomaco e dal dolore, però poi immediatamente dopo insomma sembra passi tutto, e infatti mi ero quasi illuso, ho detto avrò mica fatto la finta e poi invece a distanza di qualche ora ti rendi veramente conto del problema, perché poi diventi, cioè a cose fredde, allora ti rendi conto bene del problema, della mobilità e della stabilità che hai perso, insomma. Comunque con questo racconto ci hai fatto capire che sei un positivo di fronte alle cose, no? Sì, no, per quello sì, fa piarsi, a volte sono anche troppo, infatti mi devo un pochino contenere, perché appena fatto l'intervento anche prima, magari sono così tanto positivo che poi appena torno a casa vorrei fare tanto, e poi quando invece ti frenano, ti rallentano un attimino, ci rimango quasi male, quindi bisogna fare le cose giuste, perché poi i professionisti che ci seguono sono capaci, le sanno bene fare loro, e non bisogna farci prendere da troppi entusiasmi. Comunque il vecchietto qua vi ha detto, amici, che lui anticipare la pensione non ci pensa, non ci pensa neanche lontanamente, no Dario? No, quello no, quello no, sinceramente, quello no, ma semplicemente perché, cioè, perché mi diverto, perché mi fa piacere, gioco volentieri, e poi stare in gruppo è una cosa troppo bella, quindi fino a che c'è quella cosa e la fortuna di poterlo fare senza fare troppi danni, perché poi bisogna anche capire quando è il momento di smettere. Però insomma, fino a che ci sono queste componenti, penso che sia giusto continuare. Adesso abbiamo una telefonata in linea, l'ascoltiamo. Pronto? Sì, ciao, sono Francesco. Ciao Francesco, Dario, senti bene Francesco? Sì. Vai Francesco. Ciao Dario, ci siamo anche conosciuti, ma vabbè, non importa. Intanto, prima di tutto, un grosso in bocca al lupo ad Dario, speriamo che si rimetta il prima possibile, perché è stato, è e sarà un giocatore fondamentale del Chievo, per il Chievo, non solo per le passate stagioni, ma anche insomma per quella che verrà e per quelle che verranno. Detto questo, quello che ha detto lui, perché anch'io purtroppo mi sono fatto male nello stesso modo, e è così, insomma, c'è addirittura un momento in cui sembra quasi di non essersi fatto niente, invece poi ci si rende conto che non è proprio così. E, no, io invece volevo chiedere una cosa, era così un'opinione, non c'è il rischio che adesso, nelle ultime giornate, possa esserci un po' di rilassamento eccessivo da parte della squadra, e si rischi di andare a vedere magari delle partite così un po' in sordina? Ecco, questa era la prima domanda. E la seconda che volevo fare a Dario, visto che c'è questa opportunità di
di parlare direttamente con lui, è questa. Questa ricetta di cui parlava lui, riferita alla qualità di vita dell'ambiente chievo, in realtà è spesso citata dalla maggior parte dei giocatori. Insomma, è difficile trovare un giocatore che non dica quanto ha detto lui poco fa. Allora mi chiedevo, ma secondo lui, siccome non in tutte le società appare ci sia questa serenità, qual è la ricetta di questa società che fa sì che, insomma, i giocatori che adotta riescano poi a stare così bene? Ecco, tutto qua, detto questo, grazie, vi saluto e forza Chievo. Ciao, grazie. Dario, a te. Sì, no, per quanto riguarda la prima domanda, no, non penso che ci sia questo problema, perché arriviamo comunque da qualche stagione in cui nel passato di stagione abbiamo rischiato, comunque siamo arrivati un pochino fino alla fine con l'ansia del risultato che dovete salvare. Quest'anno abbiamo avuto la forza, la bravura di meritarci questi punti in classifica e ci siamo prefissi degli obiettivi che sono quelli di arrivare più in alto possibile, perché siamo comunque una squadra esperta e una squadra che penso che anche i ragazzi hanno dimostrato anche domenica, comunque con una squadra come il Palermo che sono in una situazione di classifica molto complicata, ma anzi ha dimostrato appunto quello che è la nostra, il nostro obiettivo e la nostra voglia di voler fare più punti possibili. Quindi io penso da quel punto di vista lì posso solo che rasserenare i tifosi o tutte le persone che vogliono vedere come è giusto le ultime partite con la grinta e l'entusiasmo di quelle che sono venute fino adesso, cioè proprio più del 100%, non c'è nessun dubbio. E poi nulla per quanto riguarda la seconda domanda, che era, ricordami. Oddio, adesso ti dico la verità, mi sono perso anch'io, chiedo scusa con l'ascoltatore, perché stavo pensando a una considerazione, ecco, quindi ascoltatore scusaci, vediamo se nel frattempo ci viene. Ah no, il fatto dei giocatori del Chievo sì, bravo. Che comunque tutti si trovano no, questo penso che non è solo un aspetto di tranquillità, perché poi cioè la tranquillità a volte può essere anche contro, la troppa tranquillità può essere anche controproducente. Penso che sia l'equilibrio che è dato da, secondo me, come succede sempre in tutte le attività, da chi ne è a capo, quindi dal presidente via via a piramide con tutti, che c'è la tranquillità di valutare in modo coerente e giusto le cose, e quindi quando c'è da stare tranquilli si sta tranquilli, quando c'è da farsi problemi e da alzare la voce si alza la voce, però tutto questo con cognizione di causa, senza farsi prendere dalla cosa del momento o non valutare oggettivamente le cose. Su questo concetto, prima di leggere altri messaggi, mi ricordo, no, Dario, che questo discorso si era un po' fatto dopo la sconfitta del derby, come dire, ma il Chievo ha mollato e così fa un favore al Verona. Ma al di là di questo, in realtà non è che poi dopo la sconfitta nel derby, come dire, negli spogliatoi vi abbiano tutti abbracciato dicendo bravi, varai lo stesso, o no? No, ma allora, queste sono le classiche cose che vengono dette un po' così così da bar, diciamo così. Io non conosco la nostra squadra soprattutto, ma non conosco in generale dei giocatori che gli piace scendere in campo a far figuracce. Ci sono tante componenti che a volte fanno sì che è come la determinazione, la rabbia, la voglia di ottenere un risultato, che a volte fanno la differenza e quindi a volte gli stimoli sono quelli anche che in campionati di livello come la Serie A poi fanno sì che ottieni o no un risultato. Però il fatto di mollare volutamente è una roba che non sta né in cielo né in terra, insomma.
Peraltro ieri parlando col presidente ho fatto finta di niente, gli ho detto una frase del tipo: sì, beh, adesso si sta andando cercando di arrivare verso i 50 punti, ma aspettavo che lui dicesse no, come al solito abbassasse i toni, e invece l'ha fatta passare tranquillamente. Da lì ho capito che ci tiene sicuramente, no? Ma infatti, allora, bisogna, cioè, il presidente è maestro nell'abbassare i toni quando, come ho detto prima, vanno abbassati. Cioè, è normale che ci sono dei momenti come adesso che comunque realmente, oggettivamente, siamo in una posizione di classifica che ci permette una discreta serenità, è giusto che si dica e che si voglia fare più punti possibili, insomma. Leggo altri messaggi. Vai Darione, torna presto che abbiamo bisogno di te per arrivare sempre più in alto in classifica. Forza Chievo. Poi, ciao Dario, sono sicuro che tornerai più forte di prima. Il tuo ginocchio aveva bisogno soltanto di un po' di manutenzione, dice Mick. Poi, tanti auguri al nostro grande Dainelli per una pronta guarigione. Ti vogliamo vedere ancora più forte del solito all'inizio del prossimo campionato. Mi è dispiaciuto non poterti salutare ieri al Gran Galà, ma ci sarà occasione sicuramente presto. Forza Chievo, Gabriele. E poi la serenità. Ah, ecco sì, Francesco che ci ricordava giustamente con un messaggio, poi Dario si è ricordato. Dario, tanto affetto, l'hai detto prima, no? Conforta molto, anche perché poi tu poi sei uno che conosce un sacco di gente, ma non, questo non è per dirti che sei vecchio, ma perché hai un carattere gioviale e quindi credo ti saranno arrivati montagne di auguri da tante persone. Sì, no, quello sono aspetti che fanno davvero piacere quando arrivano così tante dimostrazioni di affetto, sono arrivate un po' da tutti, qui da Verona, da Firenze, ma anche da tanti ex compagni di squadra, insomma, un po' da tutte le parti, e fa veramente tanto piacere perché insomma, quando succedono queste cose, dimostrano la vicinanza, fa sempre piacere. Senti, adesso finché sei fuori la domanda te la posso fare. Fammi il giornalista e fammi il pronostico su quanti punti farà in Chievo da qui alla fine. Non lo so, ma il nostro obiettivo è quello di arrivare nella parte sinistra della classifica, quindi non so quanti punti ci vogliono, poi che c'entra. Uno per ambizione e per tutto vorrebbe cercare di arrivare più in alto possibile, quello è quello che ci siamo detti e fissati fino adesso e speriamo di arrivarci. Io ringrazio e abbraccio il grande Dario Dainelli. Dario, magari se ce la fai fisicamente da qui alla fine, un giretto una domenica se sei lì allo stadio, quando facciamo la radiocronaca, ci farebbe piacere, così ti facciamo diventare anche radiocronista. Volentieri, volentieri. Va bene, grazie Dario. Ciao, in bocca al lupo per tutto. Ciao, arrivederci, Ciao, ciao. grazie. Era il grande Dario Dainelli in diretta in esclusiva qui a Radio Universal. Regia e poi attenzione perché avremo il gioco che metterà in palio due biglietti di poltronissima per vedere Chievo Carpi domenica 349 49 87 63.